Allora, scopro. Tarara, nessuno mi fa una musica di sottofondo. Tu potresti muovere le orecchie per dire, a mantenere una suspense. Si dice così, o suspanches, come si dice? E voilà. Che cosa sarà mai? Allora, qui vedete, ci sono un po' tutte le frasi e le parole chiave che abbiamo tirato fuori dai testi con i quali abbiamo lavorato in questi 2 giorni. Però c'è qualcosa di nuovo. Vedete qui? Margherite mostre. Margherite e mostri. Questo è il titolo della nostra canzone. Già nel titolo, come spesso accade, o c'è da subito o arriva dopo. Per noi è arrivato dopo, fino adesso non ve l'avevo citato. Quindi questo sarà il titolo della nostra canzone, Margherite e mostri. Ok? E qui ci sono sparse le varie frasi che abbiamo estrapolato, ne riconoscete già qualcuna? Ok, Sì. allora quello che faremo adesso, io vi do dei cartoncini con i pennarelli e voi sceglierete 3 frasi ciascuno e li scriverete sui cartoncini. Semplice, no? Facciamo questo gioco. Allora, se scricchiolano le ginocchia, coprite il rumore per cortesia, eh? Ok? Vamo, è andata. Allora, fai una cosa, falli girare tu. Di qua, tu di qua, con i pennarelli. Aspetta, ma io Passa. Potete scrivere in orizzontale, in verticale, come più vi piace. Così si sciupa il tutto. non te lo dare. Che hai fatto? Ho fatto Non va una bene. scrittura artistica. Allora, statistica. Ok, questo si è asciugato. Chi manca? Nessuno? Adesso li rimettiamo al centro, ognuno di voi pesca e vediamo un po' che viene. Perché non ti piace così? Ho avuto la faccia del panico perché volevo leggere le mie. Vediamo quello che capita e poi cominciamo a lavorare. Lavoriamo nella costruzione delle prime strofe. Se ce la facciamo andiamo anche avanti, ovviamente. Quindi vediamo un po' come elaborate queste frasi. Chi si offre volontario per cominciare? Tengo a precisare che chi parla, cioè chi è che parla, chi è il soggetto di questa canzone, di questa storia, vi è chiaro? È l'adolescenza che parla, ok? Quindi le facciamo raccontare quello che voi volete raccontare. Adesso cominciamo a lavorare. Costruite intorno a queste frasi. Vediamo un po' che tipo di discorso si può far venire fuori. Vi potete muovere, create, venite al centro, stendetevi. Avete bisogno di altri cartoncini, ce l'hai tu, Dennis, se Hanno avete voluto. fogli, penne per poter scrivere. L'altra cosa ve lo dite o lo dovete prendere? Oh, allora comincia tu, vai. Certo. Leggo prima le frasi. Allora, mettici la mascherina. Leggo prima le frasi. Sì, bravo, allora leggi Uno. le 3 frasi e Quattro. poi vediamo che cosa. Quattro, tu ne hai prese quattro. Siamo solo adolescenti. Vabbè, anzi facciamo così. Vai direttamente a quello che hai scritto tu. Semmai dopo le riprendiamo. Mi sembra. Tutti dicono che la nostra fase è normale. Aspetta, aspetta. Allora, quando leggi, prendi il foglio, perché no, rimaniamo tutte così, no? Quindi prendi il foglio davanti a te, prendi il tuo spazio, leggi a voce alta. Tutti dicono che la nostra fase è normale, siamo solo adolescenti, ma molti vorrebbero trovare un posto nel mondo, ma nessuno riesce a trovarlo.
e per nascondere le ferite si nascondono come un pesce rosso tra gli squali. Quindi, da quello che ha detto Carlo André, stavo per chiamarti Dominique, Carlo André, allora, aspetta, rileggila un attimo, fammi... Ah, sì, scusami. Così, tutti dicono che la nostra fase è normale, siamo solo adolescenti. Ok, io fermerei già, tutti dicono che, che questa è una fase normale, siamo solo adolescenti. Che dici, la vogliamo cominciare a scrivere? Aspettate. Allora, adesso, chi è di voi che ha una bella grafia comprensibile? Ah, io no. No? Io. Tu no? Chi? Io. Michela, tu? Hai detto tu? Hai detto che sei stata tu? Allora, vieni qua. Così, io posso prendere una sedia? No, ma adesso è bene. Allora, scriviamo. Ah, scrivi tu, così. La frase di Carlo André era... È una fase, quella dove è scritto è una fase. Tutti dicono che la nostra è una normale fase. Ok, tutti dicono che è solo una fase. Siamo solo adolescenti. Ok? Sì. Vediamo un po' che cosa aggiungere poi. Cominciamo da queste. Tutti dicono che è solo una fase. Okay, siamo solo adolescenti, così poi dopo scriviamo dall'altra parte. Quindi secondo te che cosa... Siamo solo adolescenti? Ma in fondo quando lo dici lo è... D'accordo? Sì, in fondo, sì, quindi sì. Legato a questo? Ok, vai. Leggi un attimo, Michele. Tutti dicono che è solo una fase, siamo solo adolescenti, ma in fondo quando lo dici tu menti. C'è anche una rima. Ah, bellissimo. Abbiamo trovato anche fondamentalmente una prima rima. Ok. Vai. Allora ho scritto 50 passi avanti e 10 salti indietro, che mi piaceva. Poi questa felicità. Questo è legato a cosa? A dondolo? Dondolo avanti e indietro. Sì, perché poi ho scritto mi sento dondolare su e giù, però non mi piaceva tanto. Sì, com'è 50 passi avanti? 50 passi avanti e 10 salti indietro. Michi, obbedisci, scrivi. Ok. Obbedisci. Rileggi e continuiamo. Sì, sì. Allora, abbassa la scrivenza. Tutti dicono che sono una fase, siamo solo adolescenti, ma in fondo quando lo dici tu menti. 50 passi avanti e 10 salti indietro. Gli esseri umani nascondono le ferite. A volte ci capita di pensare che forse è meglio essere bambini, perché dentro la spirale all'improvviso ti guardi allo specchio e ti ritrovi solo. Nel mondo ci sono persone che dondolano con il loro umore. Davanti allo specchio ogni giorno facciamo i conti con noi stessi. Ci sembra difficile pensare al futuro, siamo spettatori del nostro destino. Siamo lì seduti sul divano, fermando il sangue con un filo, senza che nessuno ci aiuti. Certe volte ci capita di pensare che un posto per noi non c'è. Questa la chiamano solo ed esclusivamente adolescenza. Ok, perché comunque le strofe ritornano tanto da dire. Davanti allo specchio ogni giorno facciamo i conti con noi stessi. Cioè, i conti con noi stessi già, non è? No. È semplicissimo. No, è bella... Ci sembra difficile pensare al futuro, il futuro, siamo spettatori del nostro destino. Hai messo anche una frase dove c'era il divano. Con un filo. Aspetta, dov'era il divano? Siamo lì seduti sul divano, fermando il sangue con un filo. E se metti siamo lì seduti sul divano, spettatori del nostro destino? Sì, come la prima. Fatti 5, ci sta, vai. Leggiamo le due. Siamo solo adolescenti. Siamo solo adolescenti. Molti pensano che non possiamo volere nulla. Solo perché siamo dei ragazzini. Nessuno ci capisce. Un posto per noi non c'è. Forse era meglio, forse era più semplice quando eravamo bambini. Ok. Perché un posto per noi non c'è, come suggeriva. Era meglio quando eravamo bambini. Era meglio quando eravamo bambini. Era più semplice. Era più semplice, sì. Era più semplice. Quando eravamo bambini. Giro? Gira la ruota, tocca a te? Vogliamo aggiungere? Vabbè, intrecciatevi. Chi c'è? Mica tu non hai detto niente ancora. È vero, anche tu. Ah,
Abbassa la mascherina così ti senti. Noi adolescenti non abbiamo... Scusate un attimo. Allora, ho fatto pure io quella stessa frase. Noi adolescenti non abbiamo un posto, non abbiamo posto sulla terra. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non ci sentite. Facciamo i conti con noi stessi ogni giorno. Nascondiamo le nostre ferite, fermiamo il sangue con un filo. Abbiamo paura, paura di rimanere sempre soli e infelici. Noi adolescenti non abbiamo posto sulla terra. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non ci sentite. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non ci sentite. Anche questo è bello. Aspetta. Secondo me non ci sta. Tutti dicono, ci sta, che dite? Tutti dicono che sono una fase, siamo solo adolescenti, ma in fondo quando lo dici tu menti, 50 passi avanti e 10 salti indietro, siamo lì seduti sul divano, spettatori del nostro destino, perché un posto per noi non c'è. Era meglio quando eravamo bambini. E poi... Ma la metti la frase, ma era meglio quando eravamo bambini? Perché ho bisogno di aiuto, quello lì. Noi adolescenti non abbiamo posto sulla terra, abbiamo bisogno di aiuto ma non ci sentite. Perché adesso non ci sentite. Era meglio quando eravamo bambini? Perché adesso abbiamo bisogno di aiuto ma non ci sentite. Ci piace. State prendendo, come dire, vedi poi come andate avanti, scivolo livelli veloce.